Amici di Sport Perugia, eccoci qua, una nuova puntata, insomma, un nuovo modo per ricordare quella che è stata la carriera di un ex grifone molto amato, molto apprezzato. Oggi abbiamo ancora Danilo Tedeschini per, insomma, coordinare questa intervista. Grazie Danilo. Ciao Nicolò, ciao Marco, ciao Gianluca. E abbiamo appunto Gianluca Laurenzi, il nostro avvocato, opinionista e anche collega con i suoi iscritti. Grazie per aver accolto ancora, insomma, il nostro invito. E un saluto Buonasera. A tutti i nostri web spettatori. Assolutamente Danilo, assolutamente. Oggi, Buonasera come vedete, a tutti. Lo abbiamo già visto, abbiamo Mauro Milanese, grifone, insomma, nei primi anni 2000, quella che è stata l'epopea gaucciana, l'epopea anche di Cosmi, di Serse Cosmi. Con lui oggi vogliamo partire con un ricordo, insomma, ormai a 20 anni di distanza da quel Perugia Juventus del 2000, che di fatto con la vittoria del Perugia ha consegnato lo scudetto, strappandolo dalle mani della Juventus a quelle consegnandolo a quelle della Lazio. Insomma, Mauro, intanto io ti chiedo, prima di tutto, un ricordo, il primo flash che ti viene in mente di quello che è stata la tua esperienza a Perugia. Non so se c'è una partita, se c'è un momento, un personaggio che tu, sentendo la parola Perugia, ricordi subito. Innanzitutto ciao a tutti, fa piacere essere qua presente, perché poi è la squadra con cui ho fatto, sono stato più anni, no? Sono stato 5 anni, ho fatto 4 anni fino in Serie A, poi ero andato all'Ancona, Perugia mi sembra che è retrocesso, io ho fatto la B, tra l'altro poi noi a Torino siamo arrivati i primi e secondi e non ci siamo iscritti purtroppo per le note vicende, no? Però insomma Perugia, i miei ricordi sono quelli della A. Sono la mia scelta dall'Inter, che mi ricordo potevo andare al Tottenham, potevo andare in tantissime squadre, è stata una mia scelta forte di venire a Perugia, la spinta poi di Mazzone il primo anno, che insomma era stata forte, vedevo la squadra era molto molto competitiva e potevo andare a giocare titolare, perché poi all'Inter anche i campioni lì facevano la panchina, Roberto Baggio faceva la panchina, Djorkaeff, che era campione del mondo europeo, Pirlo era ancora troppo giovane, dovette andare via, quindi quando sei all'Inter sono di tanti, e se sei un campione, figurati se sei un terzino sinistro italiano come me, è normale, no? Quindi alla fine decidi di tornare a giocare con continuità, come ho sempre fatto, e per me Perugia era anche un pochettino la scelta, perché quando venivo a giocarci contro vedevo questo stadio, questo amore, questa curva piena, questa forte passione per la squadra, e quindi ho detto piacerebbe giocare in quell'ambiente là, perché penso che possiamo far bene. A questo proposito, non tutti se lo ricordano forse, ma ci hai dato un primo dispiacere nel 94 nella finale di Coppa Italia Perugia-Triestina, dove tu però mi sembra che al ritorno non giocasti, no. Che eri in panchina. Mi ero rotto il piede, non sono partito, mi ero rotto il mignolino. E vincesse la Coppa Italia con un doppio pareggio, purtroppo 2-2 a Perugia, 1-1 a Trieste all'andata. Sì, mi ricordo, sì. Avvocato, vuoi partire con la tua prima domanda? Ma allora, io innanzitutto vedo con molto piacere Mauro e ritorno più giovane, senza barba e soprattutto con tutti i capelli del mio colore. E chiaramente ricordiamo forse quello che è stato, non dico il periodo più bello, ma uno dei periodi più belli del Perugia. E quindi ecco, sono veramente contento di poter interloquire con lui, che è stato un grande giocatore del nostro grifo. È stato un grande giocatore ed un grande giocatore del nostro grifo. Quindi io ti ringrazio, guarda, per me è stato un onore far 100 presenze nel Perugia, perché poi quando fai 100 presenze in Serie A in una squadra di club ti fa sempre piacere, e di aver dato il mio contributo per salvarci così tanti anni in seguito, anzi per fare quell'Inter Toto, ora chiamata Europa League. All'epoca il calcio italiano penso era il primo, c'erano le sette sorelle, non era assolutamente facile farlo, no? Quando il Perugia si fosse salvato era già tanto, come se oggi va sul Perugia in Serie A, se l'obiettivo è la salvezza è già una cosa. Andare a sinistra classifica così costantemente, insomma,
però eravamo ben spronati da un presidente che ci caricava molto. Ecco, guarda, io vorrei iniziare, prima di poi sui ricordi, vorrei chiedere, dato che lui comunque è stato, come ho detto, un grande calciatore e è ancora nel calcio, vorrei partire dall'aspetto generale e chiedergli cosa pensi di un'eventuale ripartenza, cosa, quello che sono le tue idee, le tue valutazioni. Chiaramente, anche perché Gianluca, lui è il presidente. Scusa, anche perché chiaramente messe sulla situazione che è in continua evoluzione, questo è chiaro, quindi quali sono le tue valutazioni di ora? Da presidente di una società professionistica. La Triestina, esattamente. Sì, io, allora, per quanto, secondo me i discorsi sono diversi per le varie categorie. Secondo me la C non deve giocare perché non c'ha la possibilità di avere i protocolli del proprio centro, è difficilissimo. La farei eventualmente, se non volessero fare ricorsi e cause, dentro a dei centri sportivi attrezzati, significati, organizzati dalla Lega, a partire da Coverciano, che è la sede nazionale in poi, ma ce l'abbiamo tantissimi dal nord al sud, dove le squadre, una volta entrate con tamponi, controlli, i pochi dirigenti controllati, arbitri e guardaline, stanno là finché superano un turno, due o tre, prima di andare a casa, o speriamo fino a vincere, diciamo, la B. Però lo farei solo in posti super sicuri, tra sani, entrano sani, vanno fuori quando hanno finito il loro partito. Quindi un sistema chiuso, impermeabile. Un sistema chiuso per non evitare gli spostamenti. È impensabile in C che 60 squadre per 11 giornate si trasferiscono in altre 60 città. Io parto a Trieste, devo giocare a San Benedetto del Tronto. Dopo 3-4 ore, uno su 35 fa la pipì, mi devo fermare l'autogrill. Devo andare a dormire in un hotel dove non so se ha messo a testa uno col coronavirus. E dietro la cucina che ci fa la cena dell'hotel c'è un asintomatico. Se a reception c'è uno sano, se aduna le pulizie sta bene. Poi giochiamo la partita e andiamo in un altro ambiente ancora. Poi torniamo in 35, stesso pullman, è un metro di distanza senza starnutire, o con riscaldamento, o con l'aria condizionata dentro chiusi, comunque è sempre un problema, un pericolo di quello che abbiamo preso. Secondo me il virus non ha gambe, lo portiamo in giro noi, no? Quindi farlo in un centro sportivo attrezzato, magari organizzato, sanificato dalla Lega, e con le spese della società che porta 35 persone a far colazione, pranzo, cena, a dormire finché il turno, ahimè, vuol dire uno perde la partita e torna a casa, sarebbe l'unica soluzione per giocare in sicurezza. Poi, e questo non farebbe fare cause a chi invece magari a tavolino magari decide le cose, perché poi è normale, purtroppo non ragioniamo a sistema, chi è primo vuole essere promosso direttamente su, direttamente, chi è ultimo vuole bloccare le retrocessioni e chi è secondo dice che non è giusto cristallizzare la classifica, che poteva arrivare primo o comunque arrivare come miglior secondo, o giocarsi i playoff da secondo in due turni in maniera magari con qualche anche magari facilitazione, perché arrivando secondo o c'è la seconda in casa o c'è un pari risultato, non c'era l'extra time, ancora non si sa. Quindi per evitare cause, secondo me, parlo e decido sul campo, anche se è un po' surreale senza pubblico, a me non piace assolutamente il calcio senza il tifo, senza il pubblico, insomma non oso neanche pensare una finale scudetto, una Champions League, una promozione senza la gente che festeggia, è proprio brutto. Però almeno questo, perché stando in pandemia, darebbe una soluzione. Poi sai, la Serie A c'ha incalza Sky, i diritti televisivi, la RAI hanno incassato. Questo è il problema, è questo anche il problema. E di conseguenza, se gioca la A, poi la B, se ci sono le promozioni in processione, è giocare la B a ruota. Quindi sono tre discorsi diversi, però secondo me, se c'è un attimo a fermarsi per la salute, io penso prima, di verità, il calcio è stata la mia vita e la cosa che mi piace più fare. Però io sono fortunato se i miei cari, i miei amici stanno bene, penso ai miei dipendenti che sono a casa e poi giusto, penso al calcio in questo momento. Quindi giusto, se facciamo in sicurezza dentro il centro sportivo, io sono d'accordo, sono favorevole. Se dobbiamo a rischiare la vita, uno prende l'aereo per giocare a Olbia o se in Serie A per giocare a Cagliari, a prendere l'aereo, l'altro prende il treno, l'altro il pullman, dormiamo nei hotel che non si sa chi ha dormito prima, come sono puliti, e ci fermiamo agli autogrill e portiamo in giro noi le cose, io il calcio può venire anche dopo per me. Mi pare che torni
l'economia, che tutti stiamo bene, ci siamo infettati, non siamo più morti, questo è il primis. Mi pare un discorso di grande buonsenso questo qui, tenendo conto che adesso diciamo che una squadra professionistica ridotta proprio all'osso saranno dai 45 alle 50 persone che si muovono. Immaginate, sì, anche 20 convocati o 25 della rosa, sono due per ruolo più tre portieri, tutti abbiamo 25, no? Massimo di 25 e 5 dirigenti, non è che dobbiamo andare in giro in 60 per forza. Giocare nei centri sportivi perché? Perché non c'è neanche il vantaggio di chi gioca in casa in trasferta se non sei pubblico, quindi è ininfluente giocare dove in giochi, casa giochi. In trasferta. Quindi giochi, senza, giochi. Senza le persone diventa anche ininfluente, voglio dire, il fattore ambientale o il campo da in casa o in trasferta. Quindi secondo me giocare sì, ma sì, massima sicurezza. Senti Danilo, se vogliamo tornare un attimo sul... Torniamo a bomba, su esatto. Quella che per me rimane una delle più grosse soddisfazioni che voi ci avete regalato in quegli anni, la vittoria, anche se per il Perugia non ha vinto niente con quella partita, però battere e far perdere lo scudetto alla Juventus è stata sicuramente una cosa molto bella. Quindi volevo sentire un po' quello che era accaduto in quella partita, quali erano state le vostre sensazioni prima, durante e magari anche dopo. Sì, diciamo la verità, secondo me è stata, non abbiamo vinto niente, ma abbiamo battuto una cosa morale che era scontata, perché arrivava la Juve di Moggi, arbitro Collina, perché doveva essere il miglior arbitro, perché era la partita determinante. La Juventus già che festeggiava, al Totocalcio invento le quote, però mi ricordo che la vittoria della Juve non si poteva giocare, non so, giocavi l'X a 5 e l'1 a 10 del Perugia, ecco, era talmente scontato, talmente tutti ci dicevano che già avevamo venduto la partita, tutti ci dicevano di tutto, e invece poi il campo ha detto qualcosa di diverso. Ad esempio, io ero super arrabbiato perché l'anno prima la Juve mi aveva rubato lo scudetto con Ronaldo, non si è fischiato rigore di qua e poi di là, quel mezzo scandalo, poi si parla altri 20 anni anche di quella partita lì, no? Tra l'altro, Mauro, la settimana prima la Juventus aveva battuto il Parma 1-0 e c'era stato quel famoso gol del pareggio di Cannavaro annullato dall'arbitro De Santis per fallo di confusione, arbitro che poi è stato coinvolto nel famoso Mogioco del 2006. Poi è stato mio compagno di squadra a Parma, no? Con quella favolosa squadra, c'era Buffon, Turan, Cannavaro, Crespo, Chiesa, era Coppa Campione. Quindi ho chiamato, ho detto, ma Mauro, ma io ero solo, mi è venuto a ridere, perché ha fatto fallo di confusione, di solito è impossibile che non ci sia un blocco, uno che tiene, uno ti sta addosso, uno non ti marchi, è difficile che uno ti lascia libero un metro fuori l'area piccola, solo completamente. In quel momento là, ha detto, mi sono trovato completamente solo in mezzo all'area piccola, e anche allargando il braccio non c'avevo nessuno, quindi ero solo. Ho fatto gol e mi ha dato fallo di confusione, ma io ero solo, in quel momento, più arrabbiato, mi è venuto da ridere. quindi è stata una cosa... Poi la verità è che la Juve ha perso 4 delle ultime 7 partite, mi sembra aveva perso col Verona, perché mi ricordo una pietra di Camarata che era già retrocesso, ha perso lo scontro diretto in casa con la Lazio, mi sembra gol di testa di Simeone, ancora una prima di perdere a noi, quindi non era in una forma atletica così fantastica come... Guarda, mi ricollego a quello che stava dicendo Mauro per raccontarvi un aneddoto. Io al tempo avevo una casa che era dei miei nonni, che adesso abbiamo venduto, a Positano, in Costiera Amalfitana. E a giugno, quindi un mese dopo quella partita, adesso non mi ricordo quando era, mi sono andato a fare in fine settimana, tra l'altro ero con la fidanzata che avevo al tempo, e nella piazzetta di Positano c'era Ventrone, il preparatore atletico della Juventus. Allora io vado là e gli dico, mi presento e gli dico, ma mi spiega quello che è successo? E la risposta di Ventrone fu, noi da Parma avevamo finito il campionato. Cioè, noi siamo arrivati alla partita di Parma che la Juventus non ne aveva più nelle gambe. Eravamo completamente finiti. Ma noi dal campo avevamo quella sensazione là,
che nonostante i stimoli erano tutta da parte loro, perché loro giustamente si giocavano uno scudetto e noi non avevamo più niente da dare al campionato perché eravamo salvi e non potevamo fare neanche un salto in sud per conquistare qualcosa di importante. Quindi nonostante quello, loro sembravano, proprio dal punto di vista della corsa, si vedeva che si impegnavano, ma che erano rallentati, non erano esplosivi, non erano scattanti. Poi sai, magari Del Piero, Zidane, Inzaghi, una giocata te la fanno ugualmente, no? Non è che ai campioni ce n'erano, quindi potevano vincere ugualmente, però non erano nella loro forma massima. Noi che eravamo una squadra comunque che oltre essere tecnica ma dava anche muscolarmente fastidio a tanti, perché c'era gente di gamba, insomma, prima di batterci, specialmente in casa, qualcun altro va pianto al Curi, no? Poi io mi ricordo avevamo vinto, no, col Milan 1-0, con l'Inter 4-1, insomma avevamo vinto anche contro altre squadre blasonate tante volte in casa. Quindi, L'ha scritto anche Totti nella sua biografia, che ai tempi tutte le grandi squadre avevano paura di venire a giocare, esatto. Faticavano e avevano paura di venire a giocare al Curi, cioè l'ha scritto forse uno dei più grandi campioni che abbiamo avuto in Italia, quindi vuol dire che... Prima cosa, al di là degli attori che poi sono stati secondo me tutti bravi, quelli che ho avuto, sia Mazzone che Cosmi, che poi anche in Serie B con l'Antuono, era una squadra molto di gamba, quindi giocare a ritmo alto al Curi, che di solito se ti beccava all'inizio e alla fine faceva molto caldo, se ti beccavi in mezzo, insomma, avevamo una forza anche muscolare importante, perché insomma, io Rapace mi ricordo uno dei pochi che si è portato dietro Zanetti per 60 metri, quindi c'eravamo anche, oltre alle qualità, c'era anche forza muscolare, no? E quindi non era facile battere il Perugia in casa, dove avevamo il nostro pubblico, dove eravamo convinti, dove sapevamo che giocavamo comunque la salvezza della stagione, perché poi la provinciale trova la fiducia nelle mura amiche con grandi prestazioni di grande intensità proprio in casa, no? Non va a cercare le vittorie sporadiche fuori casa. Noi avevamo una grossa convinzione sempre di poter vincere la partita contro l'ultima e anche contro la prima. Ma la grande prova di onestà rimane comunque, al di là di tutto. Da esempio, io ho un aneddoto, perché allora collaboravo a una trasmissione qui di una TV locale insieme a Paolo Cimaroli, il collega, e venne ospite il venerdì sera prima della partita Marco Ansaldo, compianto giornalista della Stampa e di Repubblica, morto 2-3 anni fa. E al ritorno, quando lo riaccompagnavo in albergo, mi ha detto: ma io sono venuto a Perugia nella convinzione che la partita fosse una cosa così, tanto per giocare, perché il Perugia era salvo, tranquillo, la Juventus deve vincere il campionato. Invece, sentendo voi nella trasmissione, sentendo un po' gli umori, ho capito che non sarà una passeggiata. Questo è venerdì sera, e così è stato, insomma. Sì, dopo sai, il risultato ha dato questa prova. Noi l'impegno lo davamo uguale, anche se perdiamo la partita e non lasciamo, perché ci sembrava che sportivamente una squadra già forte come la Juve non avesse bisogno di aiuti di nessun tipo, specialmente poi degli avversari, perché comunque la Juve, se prendi 1-1 i giocatori della Juve e quelli del Perugia, dovrebbe vincere comunque a man bassa facilmente. Però ci è piaciuto dargli questo piccolo dispiacere, poi in verità non è stata una cosa che noi volevamo per forza. Se pareggiavamo, noi il nostro dovere avevamo fatto uguale, se giocavano poi il pareggio scudetto, lo spareggio scudetto tra Lazio e Juve, arrivando a pari punti, e dopo il migliore vinceva uguale. Non che volevamo infliggere una punizione, chiaramente giocavamo per vincere, non che giocavamo per perdere o per pareggiare, come giocavano loro. Quindi, avete onorato il calcio, avete onorato lo sport. Ma loro non se l'aspettavano questo, secondo me. Sicuro. Si aspettavano, dici dai, voi siete saldi, dai, ma che vi interessa, ma dai. Invece eravamo un po' tutti con delle storielline precedenti, con un po' il dente avvelenato, cioè, ok, vinceranno, ma almeno suderanno prima di vincere. E poi Mauro, e qui mi aggancio al prossimo argomento, che è quello di un po' di parlarci del grande presidente Gaucci, che è scomparso quest'anno. Non so dove sei andato tu in vacanza poi dopo quella partita, ma sicuramente hai evitato di andare in Cina fino alla fine di giugno, come aveva promesso Gaucci. Sì, sì, noi eravamo spronati sempre e sapevamo che se vincevamo il presidente era generoso, se perdevamo era ritiro, non è che c'era la via di mezzo. E solitamente la cartina geografica all'incontrario. Io mi ricordo una volta
vincevamo 1-0 a Torino contro la Juve in campionato, poi ci abbassammo un po', pareggio, verso la fine partita vince la Juve, ma una Juve di campioni, no? E perdiamo 2-1. Secondo me 2-1, avendo lottato fino alla fine con la Juve, non è ormai andato in vantaggio, eravamo un pochettino arrabbiati, ma la prestazione c'era stata, non che abbiamo perso perché abbiamo giocato lenti o male o poco cattivi, erano semplicemente un po' più forti e hanno sfruttato le loro qualità, magari all'ultimo fregandoci e ci fanno assaporare, andando in vantaggio, abbiamo perso, per dire, almeno la felicità di fare un punto. Però il presidente questo non lo capiva. Ha detto, no, è entrato in spogliatoio, ma io dico 2-1 con la Juve, può perdere anche il Milan, l'Inter, la Roma, il Napoli, non è che il Perugia, se perde 2-1, non è che abbia perso 6-0, certo. No? E ha detto, vabbè, verrà giù, magari non sarà, prenderà con qualcuno che magari ha sbagliato. È arrivato là incazzato, nero, non mi faccio neanche cambiare le putande, Norcia, ritiro. Cioè, quando vincevamo, cioè, Milanese, tu sei il mio gladiatore, ti devo fare una statua a Roma davanti al Colosseo, tu devi buttare giù tutti, non devi far passare nessuno. Ti dava del bene o del male una carica, e tu sapevi a fine partita comunque quello c'era, non c'era la via di mezzo, non c'era con lui il pareggio. Senti, ma Mauro, ma il famigerato alberghetto dov'era? Verso De Ruta? Sì, verso lì, verso la strada di Roma, lì, verso da quelle parti là, sì. Però dipende, perché se giochiamo in casa non ti portava a De Ruta, ti portava un po' più lontano, almeno Norcia, devi fare un po' di monti. Anche a Frattatodina. Poi diceva a Luchini, il massaggiatore, poi il suo di fiducia, cioè, togli tutte le bevande dal frigo, mettili, trova un hotel di 2 stelle che non si merita niente. Insomma, lui se la prendeva anche durante il viaggio, continuava a chiamare. Quindi se la prendeva veramente a morte, ma sul serio, no? Quasi non essendo neanche lucido di quando la prestazione c'è, manca il risultato, invece quando magari ha diritto anche a incavolarsi perché la prestazione non c'è, quindi il risultato è frutto anche della mancata prestazione, no? Ma questa voglia di fare sempre superare l'asticella ci portava sempre a essere sempre tonici, anche perché, ti ripeto, quando andava bene era anche super generoso, ci dava dei premi, ci offriva le cene al suo castello, era super contento, faceva stare bene tutti. Sapevamo che i risultati erano 3, ma con lui era 2, non esisteva il pareggio. O bastoni carote, o premio, no. o ritiro. Ma io, sempre agganciandomi a questo, volevo fare un'altra domanda un po' più seria. Vai. A Mauro. Sì. Sfruttando, anche approfittando del fatto che lui ora è un dirigente, ma è stato anche un calciatore. Noi, anche in, diciamo, nei problemi che ha avuto ultimamente il Perugia nella tifoseria, se è invocato più volte i metodi Gaucci, eccetera, ritiri punitivi e cose del genere, e quindi c'era chi li invocava, c'era chi invece diceva: guardate che i tempi sono cambiati, i giocatori sono cambiati. Tu che hai vissuto da giocatore quei tempi e quei metodi, e ora sei dirigente di una società, possono essere ancora applicati, o è vero che sono cambiati totalmente i tempi, cambiati i giocatori? Secondo me possono essere applicati. È chiaro che c'è più attenzione di protocolli, perché l'AIC ti dice: no, dopo la partita devi avere 24 ore di tempo, quindi tu fino alle 5 non puoi andare di lui. Cioè, adesso sono un po' più attenti, no? Magari lui si arrabbiava, si partiva anche a fine partita. Quelle leggi esistevano ancora, e una volta proprio che si è arrabbiato, mi sembra l'anno prima arrivassi io, me l'hanno raccontato perché sono arrivato l'anno dopo, c'era Matrecano capitano, no? E all'ennesimo ritiro gli dice: guarda, non so chi era la figlia, se lui o qualche compagno di squadra che voleva difendere, gli dice: guardi, però presidente, noi ci andiamo lunedì, ma 24 ore abbiamo diritto, ho chiamato l'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, quindi noi 24 ore andiamo a casa, i nostri familiari, poi se lei dice che ci vuole mandare in ritiro, noi andiamo, perché giustamente non lo facciamo. E lui in mezzo spogliatoio gli ha detto: bene Matrecano, fuori rosa, c'è qualche altro sindacalista in spogliatoio. Quindi risolveva così. Gli rispondo così: la regola c'era anche prima, c'è anche adesso, solo che la reazione del presidente era troppo preparata e forte per dargli contro, quindi
Spiazzava, assolutamente. Senti Mauro, un'altra domanda che ti volevo... con me una volta, a parte che c'era arrabbiato il secondo anno quando lui voleva liberare gli stipendi, no? Che aveva mandato via Materazzi, Rapa, la squadra di Mazzone era stata un pochettino mantellata, l'arrivo di Cosmi, un attore che aveva fatto bene in C all'Arezzo, che giocatori anche che poi sono state le rivelazioni in quel momento meno blasonati, no? I Baiocchi, Oliverani, no? E quindi mi voleva mettere fuori rosa, dice: ma presidente, io ho 3 anni di Inter, io vengo qua a giocare a Perugia, abbiamo fatto bene, ma perché adesso andare via? Io sono venuto un progetto, ma non perché se cambio un allenatore, sono venuto un progetto a Perugia per stare qua lì, perché io con tutto sommato potevo andare dove volevo dall'Inter, non che dovevo andare a Perugia, cioè potevo andare al Tottenham in Inghilterra, potevo andare da altre parti, non è che ma e lui faceva così, ma ha messo anche me fuori rosa, no? E mi ricordo l'ultima partita, però quella con la Juve, fece un discorso che poi lui quando parlava diventava un po' viola, no? Perché indossava sempre la camicia, aveva un po' il collo grosso, perché anche lui si vede piaceva mangiare come piace a me mangiare bene, e quindi cravatta, immaginarsi, poi era a maggio, perché era ormai fine stagione, no? Maggio-giugno, l'ultima partita, quindi dentro spogliatoio, Lucchini chiude le finestre, un caldo la Madonna, tutti in spogliatoio, lui una sedia, si mette una sedia e mi capitò proprio davanti, no? Lui parlava, già quelli dietro tentavano di farmi ridere mentre lui parlava, no? Lui ci diceva: guarda che se perdete andate in Cina, fate la tournée, dovete vincere per voi, faccio i ricchi voi, i figli dei vostri figli, c'era un sacco di cose, e tanta gente cominciava a ridere, no, dietro di me. Poi lui si scaldava da solo, a un certo punto è diventato da rosso più lilla, poi da lilla quasi viola. Perché avete capito che ma lei è milanese, cosa dice? Che uno è più esperti. Io ero davanti e io ho detto me la devo cavare un po' diplomaticamente, e dico: no presidente, se lei ce lo chiede con questa forza, noi già prima sapevamo di fare il nostro dovere fino alla fine, figurarci adesso che lei viene e se le possiamo dare una felicità anche personale, ancora di più faremo il massimo per vincere, per fare una grande partita e non deludere nessuno, no? E l'ho detto: boh, me la cavo così, che cerco di stare un po'. Lui butta via, dico, rispondo, pensavo aver risposto bene, no? Lui butta via la sedia, ma no, allora hai capito? Intanto diventava, io dico, questo si soffoca, poverino. Stava diventando viola. Ho detto: tu non ho chiesto di fare il massimo, ti ho chiesto di vincere la partita, intanto era viola. La cosa bella, lo sai qual è? Lo sai qual è? Che tanti ex grifoni riescono a imitarlo. Tanti ex grifoni riescono a imitarlo, tutti. E quindi lui diventava, ed era diventato, man mano che parlava, che, ma lo diceva una veemenza, che lui ci credeva e voleva vincerla. Poi avrà avuto anche lui i suoi interessi, il suo prestigio, spero anche i suoi accordi magari con Cragnotti, che si è preso qualcosa, lo so, però talmente furbo che magari se ha avuto qualcosa da Cragnotti gli ha venduto però Blasi e un altro alla Juve, poi e Miccoli mi sembra, quindi lui comunque era un imprenditore forte, aveva una struttura forte, anche aiutata dai figli che facevano calcio e anche dei grandi sportivi come Sabatini, che sono ancora, no, di moda adesso, no? Salvatori, c'era Gelozzi, c'erano tanti personaggi anche di scouting. Io mi ricordo che ogni allenamento arrivavano 2 o 3 diversi in prova, quindi c'era una grande anche forza di scouting attorno a Perugia per scegliere bene le formazioni, e sono arrivati tanti giocatori importanti, no? Nakata, sì. Rapaic, Miccoli, Vrisas, il ritorno di Materazzi. Tanti sono diventati anche campioni del mondo, no? Grosso. Nell'epoca che ho giocato io, ho avuto questi compagni che sono diventati anche campioni del mondo. Appunto a proposito di questo, Mauro, adesso, senza qual è il giocatore più forte con cui tu hai giocato? Ma non solo al Perugia, eh? Nella tua carriera, insomma. Nella tua carriera. Ho avuto 2 anni come compagno di squadra, che era Ronaldo, il primo Ronaldo. Quello lì faceva delle cose, lui era, secondo me, un 10, un 9 insieme. Faceva i doppi passi a Ronaldinho, ma faceva i gol 20-30 come Romario in tutti i stati, ai mondiali era capocannoniere, quindi era un attaccante che mi piaceva perché non si buttava per terra, non scherzava per ridicolizzarsi, lui prendeva e mirava la porta. Se cercavi di falciarlo, lui cercava di stare in piedi e per andare avanti a fare gol, non era uno che simulava, voleva farti prendere giallo, rosso, per tirare la punizione, per avere il vantaggio di
quindi era onesto nel modo di giocare. Forse Maradona faceva così, che tentando di falciarlo lui cercava di stare in piedi e continuare. E i fuori classe sono così. C'è stato un io sto seguendo questi giorni vari dirette Instagram che stanno facendo i tuoi colleghi. Stai seguendo quelle di Bobo Vieri? Sia Bobo Vieri che Cannavaro. E su una diretta Cannavaro ha fatto il collegamento in diretta, lui sta in Cina, con Cassano, e alla stessa domanda Cassano ha risposto nella stessa tua maniera. Lui ci ha giocato a Real Madrid, ha detto Ronaldo era alla Cassano, ha detto era imbarazzante quanto era forte. Era forte, troppo forte. E poi aveva un'esplosività dotata di una tecnica e velocità che non ha nessuno, nel senso lui faceva quelle cose per superarti in velocità, quindi era come se avesse un cordino legato alla caviglia e lui andava dritto e dopo non sapevi mai dove andava, perché ti faceva anche 7-8 doppi passi di fila, ma invece che rallentando, aumentando la velocità per la forza delle gambe che aveva, quindi buttando le spalle quasi come un sciatore per terra, quindi veramente non sapevi dove andava, quindi aveva quella dote là che secondo me non aveva nessuno, aveva la tecnica del 10 con la qualità di fare gol come un 9, ed era particolare. Sentite, ragazzi, Danilo, la nostra mezz'ora sta volgendo al termine. L'ultimissima curiosità. Sì. Cosmi ha fatto questa intervista di cui parlavo con il collega Binda e ha detto che il 3-5-2 vostro tatticamente era alla pari, se non superiore, a quello di Conte, che ha fatto con la Juventus. Chiaramente tecnicamente c'erano delle diversità a favore della Juve. Ecco, dire una cosa del genere è tanta roba, perché no, ma secondo me Mister ha ragione, perché noi lo attuavate in una maniera perfetta a memoria. Noi giocavamo a memoria su quel modulo là, tutti quanti sapevano i limiti e i pregi invece del compagno, e quel sistema di gioco favoriva un po' tutte le caratteristiche di tutti i giocatori, e non si vedevano i difetti ma si vedono i grandi pregi. Poi c'era gente anche di piede, no? Perché quando tu c'hai, non so, Zemaria a destra e Grosso a sinistra, non gli chiedi di fare magari la fase difensiva, le diagonali o altre cose, però non vai a chiedere a Zemaria di saltare di testa, però mettevano delle palle, se gli chiedi di stoppare e crossare, se c'è qualcuno che è da porta e da larga, insomma avevano grandi piedi, avevamo anche qualità. E quindi giocavamo sulle nostre qualità e lo giocavamo a memoria. Oggi è chiaro che l'Inter fa con campioni, voglio dire, con nazionali argentini o di tutte le nazioni in una Formula 11. Noi eravamo, diciamo, il Perugia, e giustamente per essere Perugia, secondo me, per azzeccava sempre i giocatori giusti al posto giusto. E quel modulo sorprenderà nessuno, perché era un possesso palla dell'angolazione di gioco che era veramente difficile toglierlo. Poi se ci aggiungi che gli Verani lì in mezzo la perdeva una palla ogni 10 partite, però non gli chiedevi palla incontrista come Desai davanti alla difesa, gli cercavi di dare un supporto, ma richiedeva di dare la fisicità a me, a Di Loreto, a Materazzi, quindi ognuno aveva il suo compito. Io cercavo di fare il terzino sinistro quando portavo la palla per cercare di giocare grosso e portare la palla in avanti, e di fare il marcatore a tre quando difendevo. Quindi tutti facciamo una cosa e mezza in più, che il complesso andava a memoria e veramente faceva la differenza. Super organizzati. L'ultimissima. Mauro, ti vedi ancora con, sicuramente li senti tutti i tuoi ex compagni, ma c'hai qualcuno con cui ancora ti vedi ogni tanto, vi vedete? Con Show mi vedo sempre, perché poi ho giocato 6 anni con Sogliano, ho giocato 6 anni con lui, ero in camera con lui, usciamo sempre, con Grosso, sento Mister Cosmi spesso, poi Miccoli mi chiamo ogni tanto. Il rapporto telefonico ce l'ho con metà dei giocatori, diciamo, quelli che mi vedo un po' di più sono questi che ti ho detto adesso. Grazie. Perfetto. Grazie Mauro, noi dobbiamo stoppare qua perché abbiamo dei tempi televisivi, possiamo strappare insomma una promessa che ci tornerai a trovare, perché sono venuti fuori tanti aneddoti e sento che ne potrebbero venire fuori anche altri. Torno sempre super volentieri. Perfetto, ti ringraziamo davvero. È un piacere parlare con te. È veramente un piacere. Bocca al lupo. Bocca al lupo anche per la Triestina per il futuro. Grazie, speriamo un Perugia in A e una Triestina in B prossimamente. A presto. Ciao, grazie Danilo. Ciao, grazie, a presto di nuovo.